forze di polizia rispetto a noi, quindi ci sarà un impegno maggiore da parte dell'amministrazione dell'interno e delle forze di polizia. Ho detto che per controllare con maggiore efficacia vedremo di mandare un'altra aliquota di militari, come già l'abbiamo mandata nel mese di luglio. Attualmente sono circa 975, no, sono 375 forze di strade sicure che presenti qui, 95 a Udine, 100 a Gorizia, 180 a Trieste, e ne manderemo qualcuno in più, un'altra aliquota sul lato Udine. Quindi, per quanto riguarda i minori non accompagnati, i comuni mi hanno chiesto innanzitutto di prevedere delle norme per cui progetti normativi, perché solo tali potrebbero essere, che vanno per incidere su quelle che sono le loro competenze che ritengono eccessivamente gravose. Io ho detto da parte mia che assolutamente loro devono partecipare ai progetti SIPROIM per i minori non accompagnati, vista che la regione Friuli Venezia Giulia è l'unica regione dove non c'è neanche un progetto, e questo tipo di partecipazione a un bando che prossimamente, per cui credo che nell'immediatezza verranno fatti dei bandi proprio dal Ministero, perché ci sono stati dei finanziamenti aggiuntivi, e quindi potrebbe essere questa l'occasione per la partecipazione e la condivisione delle responsabilità per i minori non accompagnati, anche di altri attori e non solo dei comuni.